Stai cercando un nuovo smartphone Android, ma sei confuso dalla valanga di modelli e di opzioni che ci sono in circolazione? Ebbene, allora hai trovato il video giusto. Ciao, sono Zane di Turbola.it. Ho appena speso circa 60 ore leggendomi tutte le recensioni degli esperti di smartphone Android. Le ho incrociate con le opinioni degli utenti che li hanno comprati su Amazon.it e dopodiché ho girato tantissimi forum specializzati per vedere i problemi che segnalavano le persone. Compresso, zippato tutto quanto in un video di pochi minuti ed eccolo qua. Fra pochi secondi ti svelerò quelli che secondo me sono i migliori smartphone Android. Se l'argomento ti interessa, seguimi. Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Bene, la mia primissima scelta, lo smartphone che raccomando a tutti quanti in questo periodo è sicuramente Nokia 7.1 da 215 euro. Si tratta di uno smartphone realizzato appunto da Nokia con uno schermo da 5.84 pollici con la risoluzione di 2280x1080 pixel. Ha quindi il formato allungato degli smartphone moderni, ottimale per sfogliare il web e i social. Ha un notch di seconda generazione in alto, ma per il resto ha delle cornici veramente strette. L'unica cosa, appunto, fate attenzione perché il notch di seconda generazione, quindi è comunque abbastanza piccolino rispetto a quelli che abbiamo visto negli anni passati, però comunque è presente. Tenetelo in conto in caso proprio siate anti-notch. Sotto il cofano troviamo uno Snapdragon 636 con 3 GB di RAM che fornisce abbastanza potenza per svolgere senza problemi tutte le attività quotidiane. L'unico aspetto in cui è un pochino in difficoltà sono i giochi, però comunque la maggior parte di quelli che sono sul Play Store girano senza problemi. L'unica categoria che dovrebbe stare lontana da questo smartphone è coloro che fanno del gaming l'attività principale sullo smartphone. Per loro servirà qualcosa di un pochino più pompato, ma per tutto il resto, per tutti gli altri, non ci saranno problemi di performance anche grazie all'ottima ottimizzazione software. Ci sono 32 giga di archiviazione onboard, ma è possibile espanderli tramite lo slot SD fino a 400 giga. La fotocamera è composta da due obiettivi, uno da 12 megapixel il principale, affiancato da un altro da 5 megapixel che serve a scattare le foto in condizioni di bassa illuminazione e per l'effetto ritratto con la sfocatura dello sfondo, se vi interessa fare questa attività. L'opinione generale che ho trovato in rete è che si fa delle ottime foto fino a quando ci sono delle condizioni di illuminazione molto buone, ma scende velocemente la qualità se siamo al buio o in condizioni di illuminazione scarsa. Per la maggior parte dei non professionisti delle foto comunque rimarranno secondo me molto soddisfatti da questa cam. C'è l'NFC per fare i pagamenti presso gli esercenti che consentono di utilizzare lo smartphone come carta di credito e il lettore di impronte digitali sul retro che è sempre velocissimo. Nokia ha mantenuto, al contrario di tutta l'industria, il jack da 3.5 pollici per inserire le cuffie e gli auricolari, quindi se già ne avete in circolazione potete utilizzarli senza bisogno del maledetto adattatore che si finisce sempre per perdere. Adattatore Type-C perché questa è la porta utilizzata per caricare il telefono. Il telefono ha una batteria da 3060 mAh che copre senza problemi una giornata di utilizzo molto spinto e consente addirittura di arrivare a un giorno e mezzo in caso di utilizzo più normale. Ma il vero punto di forza di questo apparecchio, del motivo per il quale personalmente raccomando come prima scelta, è sicuramente il software. In particolare, questo Nokia 7.1 aderisce al programma Android One, significa che per 2 anni dalla data di lancio riceverà tutti gli aggiornamenti periodici di sicurezza mensili e anche gli aggiornamenti alla nuova versione di Android. In particolare è stato rilasciato alla fine del 2018, quindi fino alla fine autunno del 2020 riceverà tutti gli aggiornamenti. Esce infatti con Android 8.1, ma ha già ricevuto l'upgrade ad Android 9.0. Quindi riassumendo, Nokia 7.1 secondo me è un ottimo telefono, una prima scelta per tutti a 215 euro. Se vi interessa, trovate il link per acquistarlo qua sotto nella descrizione del video. Per chi abbia la bruciante necessità di risparmiare 70 euro, la mia seconda scelta nella fascia super budget è Xiaomi Mi A2. Si tratta di un ottimo apparecchio che per certi punti può fare concorrenza al Nokia 7.1. In particolare ha uno schermo LCD da 5.99 pollici alla risoluzione di 2160x1080 pixel, quindi anche in questo caso un telefono con il formato allungato.
Non ha il notch, quindi non ha l'incavo in alto, ma utilizza ancora la cornice completa nella parte alta. Cornice che, anche se un pochino retro magari come approccio, certi possono preferire al notch sullo schermo, che è un po' invasivo. Per quanto riguarda quello che c'è dentro al telefono, c'è lo Snapdragon 660, quindi versione anche un po' più veloce del 636, con 4 GB di RAM. La situazione però fondamentalmente non cambia, è un ottimo apparecchio in tutte le attività quotidiane, ma non è indicato ai giocatori. Per quanto riguarda la capacità di archiviazione onboard, abbiamo 32 GB, che però purtroppo qui non sono espandibili tramite scheda SD, perché non è previsto lo slot. Per quanto riguarda la fotocamera, ne abbiamo di nuovo due obiettivi, 12 megapixel più 20 megapixel, però qui da notare che l'obiettivo sporge un pochino dal telefono, quindi quando lo appoggiamo piatto sul tavolo balla, diventa poco comodo utilizzarlo mentre l'avete appoggiato su un tavolo. Non è presente il chip NFC per i pagamenti, in compenso c'è un ottimo lettore di impronte digitali sul retro, che anche in questo caso è sempre velocissimo e molto puntuale. È stato rimosso anche il jack da 3.5 pollici, quindi per utilizzare gli auricolari dovrete utilizzare l'adattatore e la porta USB Type-C. In compenso, stranamente, Xiaomi continua a fornire tutti i suoi apparecchi di un trasmettitore infrarossi tramite il quale comandare la TV. La batteria è da 3010 mAh e anche in questo caso ci garantisce un'autonomia del tutto rispettabile. Nessun problema a fare una giornata anche di uso intenso, si arriva tranquillamente a un giorno e mezzo con un uso più moderato. Anche in questo caso, questo Xiaomi, che di solito utilizzano le pesantissime personalizzazioni MIUI, in questo caso invece abbiamo un telefono Android One, quindi non c'è la MIUI, c'è solo il software con l'esperienza stock di Android come piace a noi, e anche in questo caso sono garantiti gli aggiornamenti fino all'estate del 2020. In realtà Xiaomi ha avuto un qualche problemino in più nella distribuzione puntuale degli aggiornamenti, però comunque almeno c'è una formalizzazione di quello che dovrebbe essere. L'apparecchio è già aggiornabile ad Android 9.0 e dovrebbe continuare a ricevere tutti gli aggiornamenti anche durante il corso del 2020. Quindi per la fascia dei 150 euro questo Xiaomi Mi A2 per me è un ottimo apparecchio. Se vi interessa, trovate il link per acquistarlo nella descrizione del video qui sotto. Come soluzione di intermezzo fra questi due punti di prezzo vi segnalo l'ottimo Xiaomi Redmi Note 7. Ne ho già avuti sotto le mani almeno tre fra quelli che ho consigliato ad amici e parenti, ed è veramente un ottimo apparecchio. In particolare rispetto al Mi A2 di cui abbiamo appena parlato, ha un design molto più moderno. Ha uno schermo da 6.3 pollici che occupa tutto lo spazio frontale grazie al design a goccia che ospita la webcam frontale. Quindi un bellissimo aspetto, molto moderno. Per il resto la componentista interna è molto simile a quella del Mi A2, quindi di nuovo Snapdragon 660, qui con 3 GB di RAM e 32 GB di storage, però espandibili via micro SD. Continua a mancare lo slot NFC, in compenso la batteria è stata portata a 4000 mAh, quindi abbiamo un'autonomia anche maggiore. L'unica cosa che mi ha fatto storcere il naso, il motivo principale per cui non ho selezionato questo apparecchio come prima scelta, è il software. In particolare si tratta di Android, ma l'invasiva skin MIUI che quindi customizza e personalizza tutta l'esperienza Android secondo la filosofia Xiaomi, che in molti punti finisce per cozzare un pochino con quelle che sono le linee guida di Android e del quale personalmente non sono affatto innamorato. Inoltre c'è un problema: generalmente questi apparecchi così customizzati hanno difficoltà a ricevere gli aggiornamenti periodici, quindi sì, arriva qualche patch ogni tanto, però non rimangono mai super aggiornati, e dentro almeno un annetto bisognerà probabilmente sostituirlo perché il software è diventato obsoleto, oppure continuare ad andare avanti e moddarlo con le istruzioni che abbiamo pubblicato su turbolab.it. trovate tutte le istruzioni qua sopra. Quindi anche questo Redmi Note 7 confermo personalmente, perché l'ho avuto in mano, un ottimo apparecchio. Se vi interessa, il link per acquistarlo al prezzo scontatissimo che ho trovato è nella descrizione del video qua sotto. Se avete una possibilità di spesa un pochino superiore e vi interessa fare soprattutto tanti giochi senza nessuna rinuncia in campo di performance, la mia preferenza va a Samsung Galaxy S9 in offerta a 450 euro. Ora lo so benissimo, ragazzi, che l'S10 è già uscito ed è una figata pazzesca. Il problema è che costa più di 800-900 euro a seconda del rivenditore nel formato non plus. Quindi secondo me una cifra che non vale la pena spendere per un telefono che si svaluta molto velocemente. In compenso Galaxy
S9 uscito l'anno scorso, è ancora un telefono eccezionale anche oggi e si trova appunto a 450 euro. Trovate il link qua sopra per l'offerta che ho trovato su Amazon. E per il resto il telefono lo conosciamo tutti, con un display super AMOLED da 5.8 pollici, risoluzione di 2940x1440 pixel. È un formato allungato 18 noni ma non ha il notch, ha solo una strettissima barretta in alto per ospitare tutti i sensori frontali. Il processore è un Exynos 9810 affiancato da 4 GB di RAM che gli danno veramente tutte le possibilità di fare gaming spinto che potrebbero interessarvi. On board ci sono 64 GB di storage, ma può comunque essere ampliata tramite una micro SD fino a 400 GB. La fotocamera è da 12 megapixel e fino all'arrivo dei nuovi iPhone del nuovo Galaxy S10 era senza confronti, anche perché ha uno stabilizzatore elettronico integrato che vi permette di catturare ottime foto un pochino in tutte le condizioni. È veramente difficile trovare un difetto alle foto scattate di questo dispositivo, che va praticamente bene anche per chi lo vuole utilizzare per scopi fotografici professionali. Quindi 450 euro, Samsung Galaxy S9 scorsa generazione, secondo me un ottimo acquisto a questo punto di prezzo. Se siete interessati ad acquistarlo, trovate il link qua sotto nella descrizione del video. Se però avete vinto la lotteria e volete il miglior telefono in commercio in questo momento, secondo me non ci sono dubbi, è sicuramente OnePlus 6T da 548 euro. Ora, questo è un telefono, ragazzi, che costa circa la metà di un Samsung Galaxy di fascia alta, ma gli va veramente vicino come caratteristiche. In particolare lo schermo è un bellissimo AMOLED da 6,41 pollici alla risoluzione di 2340x1080 pixel, quindi uno schermo molto alto e stretto. È al miglior design a goccia, secondo me, per un semplice motivo: lo schermo occupa veramente tutta la superficie frontale fino in alto, perché c'è semplicemente un piccolo spazio a goccia appunto per la cam frontale. Il design, secondo me, è senza concorrenti di questo apparecchio. Sotto al cofano troviamo lo Snapdragon 445, il top di gamma, e al momento in cui registro questo video è affiancato da 6 GB di RAM ed è fondamentalmente ottimo per qualsiasi cosa possiamo pensare di lanciargli contro, anche i videogiochi con i requisiti più elevati. Non c'è niente che non funzionerà al meglio. Ci sono addirittura 128 GB di spazio per lo storage on board, non espandibile tramite scheda SD. 128 saranno difficili da riempire tutti, però la mancanza della scheda SD, come al solito, mi fa storcere un pelino il naso. La fotocamera è molto buona, si tratta di nuovo di un doppio obiettivo 16x20 megapixel, che spanne sopra alla fascia media ed in particolare molte leghe in avanti rispetto a tutti gli apparecchi che abbiamo citato fino a poco fa. Però c'è poco da fare, perde il confronto con Google Pixel 3 e con gli altri apparecchi di fascia altissima da centinaia di euro in più, quindi fa le ottime foto date anche per uso professionale, ma comunque non rivaleggia neanche lontanamente con gli iPhone, tanto per inquadrare la situazione. C'è l'NFC per i pagamenti e il lettore di impronte digitali c'è, oppure no? C'è, ma si trova sotto lo schermo, perché non c'è quindi la placca sul retro oppure sul frontale come siamo abituati, ma c'è un nuovissimo lettore sotto schermo che rileva l'impronta digitale non appena l'appoggiamo in una zona dedicata. È una cosa molto bella dal punto di vista del design, però le performance fanno un pochino storcere il naso, nel senso che serve qualche istante di rilevazione in più rispetto alla vecchia soluzione. Niente di critico, però comunque una cosina da tenere a mente. Manca il jack da 3.5 pollici. In compenso c'è una bella batteria da 3070 mAh che copre tutto il giorno senza problemi e si ricarica grazie al caricatore rapido proprietario Dash Charge, addirittura in mezz'ora si ricarica al 100%. A bordo il software è Oxygen OS, che è una versione customizzata di Android, ma è customizzata come piace a noi, ovvero OnePlus si è limitata ad inserire alcuni pulsanti e levette di regolazione qua e là, però in linea di massima l'aspetto è quello nativo di Android che piace a noi, senza tutte le schifezze e le skin aggiuntive che abbiamo visto su altri apparecchi. Per quanto riguarda gli aggiornamenti, qui entriamo un pochino in una fase dedicata, perché OnePlus non ha avuto sempre una delle policy migliori per la distribuzione degli aggiornamenti. In particolare non arrivano sempre con grande puntualità e generalmente quando esce il modello successivo i modelli precedenti vengono aggiornati con poca frequenza, oppure dopo poco smette completamente l'aggiornamento, quindi tenete presente questo aspetto. Prima di chiudere su questo OnePlus, segnalo che questo è OnePlus 6T
Fra pochi giorni dovrebbe uscire OnePlus 7, però in linea di massima io me ne terrei alla larga perché mi aspetto che il prezzo sia ancora superiore. E perlomeno in questo momento faccio fatica a pensare che ci possa fare di meglio di questo OnePlus 6T come rapporto prezzo-prestazione. Sicuramente la nuova versione 7 avrà lo Snapdragon 50, che è la versione ancora più veloce, e mi aspetto abbia anche 8 GB di RAM rispetto ai 6 GB che vediamo qui. Però di fatto fate attenzione al prezzo e attendete magari un attimo che questo 6T scenda ulteriormente di prezzo e preferitelo rispetto al nuovo modello che è inutilmente troppo costoso. Se volete acquistare OnePlus 6T trovate il link qua sotto nella descrizione del video. Bene, da zona di turbolab.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace, per me è sempre estremamente importante e mi aiuta a produrre nuovi video, quindi grazie davvero in anticipo se lo farai. Se sei d'accordo con i modelli che ho scelto, se non sei d'accordo, se credi che abbia detto qualche inesattezza, se hai un telefono che credi sia molto meglio come rapporto prezzo-prestazioni rispetto a quelli che ho citato qui, fammi sapere cosa ne pensi nei commenti qua sotto, sono sempre molto interessato alle vostre opinioni. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!